oggi è il mio cheat day, ovvero il mio giorno di sgarro. E in occasione di questo pasto andrò a gustarmi dei deliziosi Nutella Biscuits. Un bel po' di Nutella Biscuits. Sono molto curioso di scoprire quanti biscotti riuscirò a mangiare in una sola seduta. Ad oggi il record appartiene al mio mentore ed amico Thomas Hungry, che si è mangiato ben più di 100 biscotti, se non sbaglio per la precisione 110. Riuscirò a fare di meglio? Scopriamolo insieme. Tempo di spacchettare il tutto. Ah, il profumo di Nutella. Ovviamente ci vuole il giusto accompagnamento. Due belli trozzi di latte fresco. Ma non solo, del buon tè e delizioso caffè amaro. Bene, direi che ci siamo. Primo Nutella Biscuits. Mamma mia che buono. Se vi piace la Nutella, non vi possono non piacere i Nutella Biscuits. Veramente, sono veramente top. Probabilmente la differenza la fa la Nutella, devo dire la verità. Però buoni. Provo bucciato nel latte. Biscotti nel latte, c'è niente da fare. Buonissimi. Giustamente ora vado a provarli anche nel tè. In combo col caffè. Si annullano. Ho dato giusto una sistematina per stare più comodo. Molto buoni, molto buoni. E sapete una cosa? Vi faccio vedere anche l'interno, visto che non ve l'ho mostrato prima. Boom, baby. Non so se lo sapete, ma questa non è la mia prima sfida con i biscotti. Assolutamente no. C'è anche una sfida con le gocciole, tutte le gocciole, e gli Oreo. Andatevela a vedere se le siete perse. Passato quasi un quarto d'ora e non ho la minima idea di quanti biscotti abbia mangiato. Io qui ne vedo ancora un sacco. Boh. Beh, sono conscio che questo tipo di challenge può essere monotona e non vi do tutti i torti, assolutamente. E quindi vi faccio una proposta. Se vi portassi dei bei cheat meal proprio belli corposi, magari anche in stile mukbang, perché no?
Li guardereste? Siate sinceri, sì o no? Farò anche il sondaggio su YouTube, ovviamente, tramite post. Però scrivetemelo anche qui nei commenti. Saresti favorevoli a Decit Meal Mukbang? Sì o no? Mukbang vuol dire senza tagli, tutto real. Niente tagli, niente velocizzato, soltanto me che mangio. Volendo si potrebbe fare anche un ASMR, ovvero, beh, questo. Ditemi voi, io ve lo propongo, perché anche a me piace di più il cheat meal con vari alimenti, più che una sfida, perché la sfida sì è bella, ma è fine se stessa. Invece un bel cheat meal, senza storie, senza palle, quello che si vuole mangiare si mangia, tranquilli. Sarebbe bello o no? Vi interesserebbe o no? Lo guardereste sì o no? Fatemelo sapere nei commenti e nel sondaggio che posterò. Oltre ai piani che vi ho illustrato poco fa, piani, diciamo possibilità, perché dipende anche da voi, dipende dal vostro parere. Oltre a quelli, ho un'altra figata in mente, però qui la differenza la farete ancora di più voi, perché io ho le mani legate. Se arriviamo a 1000 follower su TikTok, 1000 fan, 1000 iscritti, non so cosa siano su TikTok, si sbloccherà un'opzione appunto su TikTok in cui voglio portare qualcosa di credo mai visto finora. Quindi anche lì veramente dipende veramente tantissimo da voi. Io non posso farci niente perché di fan io non li compro. Quindi se e quando arriveremo a 1000 fan su TikTok, lì cominceranno altre figate che non avete idea. Per ora dico che c'è poca roba, comincerò a postare molti di più avanti. Allora, all'alba della mezz'ora, con tutta sincerità vi posso dire che comincia un po' a essere pesante questa dolcezza. Comincia, non è ancora pesante, comincia. Andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di velocizzare un po' le cose, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fatto il cenno col caffè, altri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso sono sincero, ci vorrebbe una bella pizza. Anche qui comunque stesso giochino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, non so dove sono arrivato, a quanti sono arrivato, ma comincia a essere bella tosta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porco cane, non devo più dire parolacce, 6, 7, 8, 9 e 10. E recuperiamo il cucchiaio.
Non è la quantità, è la dolcezza che ti ammazza. Eh già, tosta, eh? Molto tosta. Dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. La verità è che come arriva sul palato no, sulla lingua, non mi fa più ingoiare. Porca vacca! Però attenzione, ho un'idea che potrebbe aiutarmi. Un secondo. Un po' di salato, cavolo. No, soltanto sentire il profumo di queste patatine oleose ma salate. Non sento il sapore del salato, talmente è addolcita la mia bocca. Incredibile. Servirebbero le Pringles in questo momento. Quelle sì che sono delle saporite. Ne avessi qua, adesso farei una scorpacciata di Pringles. Sto cercando di salare il più possibile la mia bocca, così da poter continuare a mangiare questi biscottazzi clamorosi. Cioè, troppa Nutella, mi sto uccidendo. Dai, proviamo a proseguire. Sempre strategia che ho usato prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Magari qualcuno si sta chiedendo: ma che strategia è questa? Punto primo, inzuppandosi perde un po' del dolce, perché come si dice? Che ignorante che sono. Forse sono anche gli zuccheri che mi stanno facendo sbarellare. Insomma, inzuppandoli vi entra dentro anche il sapore del liquido, no? Quindi in questo caso il caffè lo amarizza, si dice, amarizza un po', lo rende più amaro. Insomma, il latte lo inzuppa e il tè gli toglie tanta dolcezza. Che cavolo sto facendo? Forse il tè comunque è il più indicato di tutti, eh? Comunque, noi andiamo avanti. Ne avevo perso uno. Onestà, sempre. È incredibile come in questo momento queste patatine mi sembrino il nettar degli dèi. Clamoroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Un altro avviso alla clientela: quando vi iscrivete per il coaching online mi chiedete in cosa consiste bla bla bla, cioè non pensate che sia gratis, perché una volta che vi metto i prezzi, e vi posso garantire che i miei prezzi sono molto bassi, cioè almeno vi chiedo di rispondere: ah ok, grazie, sì, va bene, no grazie, non posso, oh, bla bla bla. Cioè non, cioè, perché ci sono gente proprio una maleducazione, far perdere tempo a persone come me che comunque lavoro, cancella la chat, non rispondono. Cioè, guardate, ve lo dico, cioè, sono comportamenti che non mi piacciono. Abbiate un po' di rispetto per le persone. Cavolo. Comunque, se vi piace il coaching online, mi raccomando, scrivetemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nel mentre ho scoperto che oltre a mangiare questi 10 me ne mancano ancora 30. Ho fatto dei gruppetti da 10 e già ne mancano ancora così. Quindi andiamo.
Non credo di dover specificare che non dovete provarci a casa, no? Penso siate abbastanza intelligenti. Oh, ma qua, intanto mi scrivono. Devi scrivere, devi sottolineare, devi dire che queste cose non vanno replicate, bla bla bla, queste cose fanno male alla salute. Punto primo, se le cose fanno male alla salute, allora, cioè, prima di tutto perché guardate il video? Soltanto per spunzecchiarmi. Secondo, penso che una persona sia abbastanza intelligente da capire che queste cose non vanno fatte. No. Se voi vedete una persona che si butta giù da un ponte per suicidarsi, cosa fate? Lo fate anche voi? Buttate anche voi dal ponte? Usate la testa. Porca vacca, è passato un'ora. Tempo vola, eh? Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso sparo una cazzata, ma mi servirebbe tipo un preservativo per la lingua che me la rendesse salata o comunque inattaccabile da tutto questo dolce. Vi posso assicurare che sarebbe un gioco da ragazzi mangiare giù tutto, ma proprio un gioco da ragazzi. Altri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, dura, dura, dura. Adesso è veramente dura. Oddio santo. Testa mi dice di mollare, ma il cuore no. Quindi andiamo a mettere dentro anche gli ultimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È l'ultimo. 10. È arrivato il momento di chiuderla. Andiamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo, se non ho fatto mai i calcoli. Fatti male, questo è l'ultimo. Ah, direi che possiamo stoppare il timer. 1 ora e 11 minuti di pura passione, di pura Nutella più che passione. Attenzione perché ne ho trovato un altro disperso. Anche qui. Ok, ora dovremmo veramente esserci. Ora la domanda è: quanti biscotti avrò mangiato in totale? Beh, lo potete vedere qui. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like, un commento, una condivisione, attivare il campanello delle notifiche e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Ovviamente seguitemi anche sugli altri social, Instagram e TikTok. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo presto in un prossimo video.